così poi si può alzare. Intanto io presento. Sì, 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 sì. Buongiorno ragazzi, colleghi, benvenuti. In questa oretta e mezzo più o meno, l'onorevole Baldelli, che è uno dei quattro vicepresidenti della Camera dei Deputati, su iniziativa della Direzione Generale dello Studente, quindi della dottoressa Boda del MIUR, del Ministero, ma soprattutto anche grazie all'apporto e all'esperienza, diciamo che non sembra, ma nonostante sia un onorevole vicepresidente della Camera, è un docente anche lui, questo posso dirlo, ci tratterrà sostanzialmente. Ecco, un classico esempio di ciò che non dovete mai fare in classe. Ecco. Ci tratterrà, vi tratterrà, credo in modo abbastanza originale, se questo è l'inizio, su delle considerazioni che devono esservi proprie, sul tema della cittadinanza attiva, su che cosa vuol dire essere cittadini, da dove si parte, dove si arriva. Io auguro a tutti di arrivare dove lui è arrivato, così giovane, quindi con tanti traguardi ancora aperti, speriamo, e soprattutto di considerare la vicinanza delle istituzioni, non soltanto del MIUR che si è adoperata, ma finalmente anche della nostra classe politica, di chi ci governa e di chi si preoccupa per noi. E in linea di massima, considerate questo intervento come un grande servizio che ci viene offerto, speriamo che ce ne siano degli altri, anche se da vecchio professore, da giovane professore ancora risente dell'aspetto studentesco, mi ha un po' turbato. La prima cosa che mi ha detto scendendo: questi ragazzi mi devono ringraziare che oggi hanno perso 2 ore di lezione. Io invece penso che non le perderete, tutt'altro. Io penso che non le perderete, e che la vivacità che mi ha dimostrato in questi 5 minuti con cui ho avuto il piacere e l'onore di intrattenermi in conversazione con lui, penso che la riverserà con gli interessi su di voi, e sono sicuro che questo intervento di oggi non sarà in vano. Un applauso innanzitutto e buon lavoro. Allora, questo funziona. Vabbè, allora io mi alzo intanto e mi presento. Io mi chiamo Simone Baldelli, l'ha già detto il preside, che ringrazio il preside, il corpo docente, gli insegnanti che sono qui, ma soprattutto voi che avete perso 2 ore di scuola grazie a me, oggi, quindi mi siete un po' debitori. Perché no, poi mi ringraziate dopo, perché bisogna vedere. Perché vi ho fatto la foto? Intanto perché adesso siete tutti belli, brillanti e svegli. Voglio vedere se alla fine della mia lezione qualcuno di voi non si sia addormentato, quindi dopo ve ne faccio un'altra. Perché così testimonia che siete rimasti o tutti svegli o almeno la metà, o forse qualcuno. Vediamo un po'. Allora, intanto, io sono il vicepresidente del Parlamento, ho 43 anni, ho una bambina piccola di 4 mesi, e sono laureato in scienze politiche e ho fatto tante cose nella mia vita, ho fatto il DJ alla radio, ho fatto parecchi strani mestieri curiosi. Mi piace tanto lo sport, gioco nella nazionale di calcio dei parlamentari, che fa delle iniziative di beneficenza, vedo che avete un bellissimo campo di calcio, quindi forse faremo una cosa anche con voi. Faccio kitesurf, faccio tante altre cose, ma soprattutto faccio il rappresentante del popolo, nel senso che il mio, tra virgolette, mestiere, la mia occupazione principale è quella di essere un deputato della Repubblica. Cioè, io sono un componente del Parlamento. Voi, probabilmente alcuni di voi hanno già un'idea di che cosa sia il Parlamento. Voi siete tutte seconde classi, giusto? No? Anche prime? Ah, perfetto. Allora, adesso vediamo chi è più sveglio tra quelli della prima e quelli della seconda. Allora, intanto facciamo un piccolo sondaggio. Quanti di voi stanno su Facebook?
Anche gli insegnanti possono rispondere al sondaggio. Va bene, allora facciamo una cosa. Quanti di voi non stanno su Facebook? Pensavo di meno. Vedi, quindi c'è... Allora, io pure sto su Facebook. Quanti di voi stanno su Twitter? Vedi? Ok. No, è inutile che ridete. Quasi tutti finirete anche su Twitter. Quanti di voi stanno su Instagram? Vabbè, allora chiediamo poi al preside rettore se ci dà 2 minuti in cui non vale più la regola che non si possono fare le foto e facciamo una foto della giornata, così almeno la mettiamo su Instagram. Grazie. Allora, anche tanti miei colleghi stanno su Facebook, su Twitter e su Instagram. Quindi questa cosa mi fa pensare che un po' il Parlamento somiglia anche un po' alla scuola. Vediamo un po' se troviamo delle cose in comune. Allora, che cosa si fa in Parlamento? Quanti di voi sanno qualcosa sul Parlamento? Non siate timidi. Perché su Facebook le mani erano così. Quanti di voi sanno qualcosa sul Parlamento? Così. Vediamo, ditemi, io non guardo chi le dice. Che cosa sapete sul Parlamento? Che cosa avete sentito dire sul Parlamento? Prego. Sono 945 italiani. Sì, 630 più 315 più i senatori a vita. Comunque ci siamo, sono più o meno 1000 parlamentari. È giusto. Allora, segniamo un po' di cose, se abbiamo così, segniamo un po' di informazioni che riusciamo a prendere. Diciamo sono più o meno 1000. Che cos'altro avete sentito dire sul Parlamento? Che fa il Parlamento? Brava, chi è stata? Brava, un voto positivo a questa ragazza. Il Parlamento fa le leggi. Poi? Fa qualcos'altro il Parlamento oltre le leggi? Le? Brava, brava. Elegge il Presidente della Repubblica in una forma un po' particolare, perché non lo elegge solo il Parlamento, lo eleggono anche i rappresentanti dei consigli regionali, però è vero, elegge anche il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è il garante dell'unità nazionale, è il rappresentante più alto che c'è, è la prima carica dello Stato. È il capo delle forze armate e è il capo della magistratura. È una persona importantissima, il Presidente della Repubblica. Quando parla il Presidente della Repubblica rappresenta tutti quanti noi, tutta la nazione, di tutte le età, grandi, piccoli, donne, uomini. Il Presidente della Repubblica rappresenta tutti e viene eletto dal Parlamento, in aggiunta, oltre che dal Parlamento, anche dai grandi elettori che rappresentano le 20 regioni italiane. Oltre a eleggere il Presidente della Repubblica, che cos'altro fa il Parlamento? Come si forma il Parlamento? Vediamo un po'. Come? Voce. Senato e Camera dei Deputati. Benissimo, quindi abbiamo già capito, per esempio, che questi 1000 si dividono in due, si chiamano Camere. Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Quelli come me che stanno dentro il Parlamento, come ci finiscono in Parlamento? Attraverso le elezioni. E come funzionano le elezioni? Le elezioni funzionano che in un giorno preciso, di solito è una domenica, ok? Si va a votare, i cittadini votano. Quanti anni deve avere un cittadino per votare? Bravissimi. Quanti di voi hanno 18 anni già? Sono alcuni due, sono due o tre ripetenti laggiù? No, in realtà nessuno. Fanno finta, dai. Allora vabbè, allora siete giustificati. Allora dovreste averci quasi tutti 18 anni. Ok, allora, esatto.
bisogna avere 18 anni. Questo ha suscitato una grande gioia. Ok, bisogna avere 18 anni. Allora, abbiamo detto, ci ha detto il rettore, voi state studiando un poco la cittadinanza, no? La cittadinanza attiva. Ecco, uno dei cardini, uno dei principi alla base della cittadinanza è il fatto di poter avere diritto al voto. Un cittadino italiano nel pieno dei suoi diritti, cioè un cittadino per esempio che non sia stato condannato e quindi interdetto per reati gravissimi, quindi che perda addirittura il diritto di potersi candidare o di poter votare, è un cittadino che ha diritto al voto. Tutti voi, quando raggiungerete i 18 anni, avrete il diritto di voto. Vediamo un po', intanto, cominciamo ad entrarci dentro il Parlamento. Il Parlamento è diviso in due camere, diciamo due grandi aule come queste, però messe a semicerchio, con un emiciclo si chiama, no? Quindi sono delle tribune, avete mai visto come è fatto un anfiteatro? Ecco, è fatto così il Parlamento. Allora, c'è la destra, il centro e la sinistra, poi ognuno le chiama come vuole, però normalmente la sinistra si mette alla sinistra del Presidente, il centro di fronte e la destra alla destra del Presidente. Il Parlamento viene eletto, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Adesso, diciamo, si chiama diritto di elettorato. Il diritto di elettorato si divide in due categorie. Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo. Il diritto di elettorato attivo è il diritto di elettorato che si acquisisce al compimento dei 18 anni, cioè uno è un elettore attivo quando vota, ok? Quando arrivate a compiere i 18 anni e ci sono le elezioni, voi andate, vi arriva il certificato elettorale a casa, andate nella scuola elementare, media o statale, vicino dove voi risiedete, andate lì, consegnate il certificato, consegnate un documento che accerta che siete voi e voi potete votare. Questo è il diritto di elettorato attivo. E si esercita, abbiamo detto, a quanti anni? Bravissimi, a 18 anni. A 18 anni si può votare per molte cariche elettive. Si può votare, per esempio, per il sindaco del proprio comune, per il consiglio comunale. Si può votare per il presidente della regione e si può votare anche per il Parlamento. Si può votare per la Camera, perché per il Senato si può votare per il Senato quando si compiono 25 anni. Ok? Poi c'è l'elettorato passivo. L'elettorato passivo significa che se uno di voi vuole candidarsi, facciamo un esempio, a fare il sindaco di Roma, ok? Deve avere 18 anni. Non può candidarsi a 17 anni a fare il sindaco di Roma, perché a 17 anni non solo non può votare, ma non può nemmeno essere votato, ok? Questo è l'elettorato passivo, cioè la possibilità di mettere il proprio nome su una lista elettorale e di poter essere scelti, ok? Abbiamo detto che il Parlamento è composto più o meno da 1000 parlamentari. Alla Camera dei Deputati l'elettorato attivo è 18 anni. Voi quando compirete 18 anni potrete votare per la Camera dei Deputati. L'elettorato passivo è di 25 anni. Cioè voi potete pensare di diventare deputati e candidarvi alla Camera dei Deputati soltanto a 25 anni. Adesso invece andiamo al Senato. Il Senato ha le stesse funzioni della Camera, ma è più piccolo. Diciamo, ci sono la metà dei componenti al Senato. Alla Camera sono 630, al Senato sono 315 più i senatori a vita. A che età si può votare per il Senato? L'abbiamo detto adesso? Bravissimi. A che età ci si può candidare per il Senato? 40. Allora, che mi avete invitato a fare? Sapete tutto? 40, esatto. C'è un'altra... È strano, vero? Perché? Perché comunque il Senato e la Camera fanno sostanzialmente le stesse cose, ma
hanno delle età diverse per essere candidati e per poter votare. Questo fa sì che alcune volte i risultati elettorali alla Camera e al Senato, per cui si vota nello stesso giorno, possano uscire diversi, perché non sono gli stessi elettori che votano per la Camera, come non sono gli stessi elettori che votano per il Senato. C'è un'altra cosa che è prevista nella nostra Costituzione, che riguarda l'elettorato passivo. È un elettorato passivo particolare, abbiamo visto prima. Il Presidente della Repubblica, che viene eletto dal Parlamento. Sapete quanti anni bisogna avere per fare il Presidente della Repubblica? 50, esatto. L'elettorato passivo è 50 anni. Camera e Senato hanno sempre avuto questo numero di parlamentari? No, all'inizio era diverso. Chi è che l'ha detto? Chi è che lo sapeva sta cosa? Quello lo mettete in mezzo, non era lui che la sapeva. La sa qualcuno questa cosa? Questa cosa la sanno in pochissimi, però è così. All'inizio i nostri padri costituenti, cioè quelli che hanno scritto la Costituzione, e in particolare quando hanno scritto la seconda parte della Costituzione, cioè l'ordinamento, cioè il funzionamento del Parlamento, tanto per dire, non avevano scritto quanti erano i deputati e quanti erano i senatori. Avevano stabilito un criterio, che ci doveva essere un deputato e un senatore ogni X abitanti, ogni 80.000 elettori o ogni 200.000 elettori. E quindi all'inizio questo numero di 1.000 non era in realtà un numero vero, e si stabiliva, appunto, essendo gli eletti in relazione alla popolazione, il numero non era stabilito prima e veniva fuori attraverso che cosa? Attraverso il censimento. Cioè ogni tanto si contava quanti erano gli abitanti dell'Italia, e in base a quanti fossero gli abitanti veniva fuori un numero che poteva variare. A un certo punto gli abitanti dell'Italia aumentavano, e quindi hanno fatto una legge costituzionale per dire: adesso facciamo in modo di avere un numero fisso. Il numero fisso è stato più o meno questo, 630 e 315. Ok? È chiaro? Chi sono i senatori a vita? I senatori a vita sono delle persone, delle personalità, delle persone fisiche, ma delle personalità che hanno illustrato la patria in determinati campi della letteratura, della scienza, e che si sono, diciamo così, rivelate particolarmente brave, come se fossero, diciamo così, tra virgolette, dei premi Nobel, delle personalità talmente eccellenti che il Presidente della Repubblica gli conferisce una sorta di onorificenza, cioè li nomina senatori a vita. E la nomina dei senatori a vita è una cosa che non dipende dalle elezioni. Uno viene nominato senatore a vita perché, mettiamo, ecco, lui è un musicista bravissimo, come se fosse Mozart, scrive delle opere bellissime, e allora il Presidente della Repubblica, ovviamente non glielo dà adesso, ma quando avrà 60 anni avrà costruito la sua carriera musicale, per esempio, che ne so, un grande direttore d'orchestra, Riccardo Muti, potrebbe essere senatore a vita, un grande scrittore potrebbe essere senatore a vita, e quindi l'incarico di senatore a vita dura appunto per tutta la vita. Però il senatore a vita è un senatore come gli altri, cioè ha il diritto di parola e di voto, così come tutti gli altri senatori. Quindi il Senato si compone di una parte elettiva, 315, e dei senatori a vita, che c'è scritto nella Costituzione, possono essere in un massimo di 5. Poi si è discusso se possono essere un massimo di 5 per ogni Presidente della Repubblica che arriva, che può nominarne 5, o se possono essere un massimo di 5 al massimo dentro il Senato. Questa è stata oggetto di diverse interpretazioni nel corso, diciamo così, della vita della nostra Repubblica. Però, ecco, diciamo, siamo partiti dalle elezioni. Si eleggono i deputati e si eleggono i senatori. E abbiamo il Parlamento. Il Parlamento si insedia, cioè il Parlamento elegge al proprio interno
i due presidenti, il presidente della Camera e il presidente del Senato. Il presidente del Senato, e questa è una delle due differenze, una delle diverse differenze tra Camera e Senato, il presidente del Senato, abbiamo detto il capo dello Stato, il presidente della Repubblica è la prima carica dello Stato, il presidente del Senato è la seconda carica dello Stato, il presidente della Camera è la terza carica dello Stato. Che cosa vuol dire che il presidente del Senato è la seconda carica dello Stato? Che in caso di impedimento per il presidente della Repubblica, il presidente del Senato lo sostituisce. Oppure, in caso di dimissioni, di recente, un anno e mezzo fa, si è dimesso il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato ha svolto, per un numero anche breve, di mi pare 2 o 3 mesi, le funzioni del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha diversi compiti, abbiamo detto, il capo delle forze armate, il capo della magistratura, firma le leggi, e svolge, diciamo, un ruolo di grande equilibrio all'interno delle istituzioni. Il Presidente del Senato è il Vicepresidente della Repubblica. Il Presidente della Camera è la terza carica dello Stato. Non è il Vicepresidente della Repubblica, però, ad esempio, oltre a essere il Presidente della Camera, presiede, abbiamo detto prima, le sedute del Parlamento in seduta comune. Sono fatte alla Camera dei Deputati come luogo fisico e le presiede il Presidente della Camera. Abbiamo detto che il Parlamento fa le leggi. Come le fa le leggi il Parlamento? Intanto, chi è che può presentare una legge? Il Governo, per esempio. Un disegno di legge, per esempio. Oltre al Governo, chi la può presentare? Un partito, sì. I partiti però dentro il Parlamento non si chiamano partiti, si chiamano gruppi parlamentari. Ma soprattutto la può presentare anche un singolo deputato o senatore. Si chiama iniziativa legislativa. Può essere anche un singolo deputato o un singolo senatore. Ma soprattutto chi altri può presentare proposte di legge? Voi. Non adesso, quelli laggiù in fondo qualcuno sì. Con 50.000 firme la proposta di iniziativa può essere popolare, cioè 50.000 persone che firmano una proposta di legge possono portare in Parlamento una proposta di legge. Non è detto che sia mai discussa, perché abbiamo visto, ad esempio abbiamo visto prima su come originava il Parlamento, che ciascun parlamentare, diciamo al giorno d'oggi, è rappresentativo di circa 90-95.000 persone se è un deputato o 120-130.000 persone se è un senatore. Se un deputato o un senatore presenta una proposta di legge, non è detto che questa proposta venga mai discussa, però può presentarla. Chi è che decide se una proposta di legge viene discussa o meno? No, non è il Presidente della Repubblica, perché le proposte di legge vengono discusse in Parlamento. Le proposte di legge vengono discusse in base alle scelte di un organo che si chiama Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Allora, dobbiamo spiegare due concetti. Il concetto di maggioranza e opposizione è il concetto di rapporto tra governo e Parlamento. Allora, voi sapete che ci sono 3 poteri. C'è il governo, che è il potere esecutivo, la magistratura, che è il potere giudiziario, e il Parlamento, che costituisce il potere legislativo. Il governo e il Parlamento sono legati da un rapporto di fiducia. Il governo sta in piedi, se c'è la fiducia delle due Camere. Se manca la fiducia di una delle due Camere, il governo non sta in piedi. Che cosa succede quando ci sono le elezioni? Quando si vota, durante la giornata della domenica, c'è l'apertura dei seggi. A un certo punto i seggi si chiudono. E si comincia a fare lo scrutinio, cioè si prendono le schede e si vede che cosa hanno votato i cittadini.
in base agli scrutini di tutti i seggi d'Italia, di tutte le sezioni d'Italia, alla fine arrivano dalle varie corti d'appello i risultati. Questi risultati vengono sommati e si sa chi ha vinto le elezioni e chi le ha perse. Chi è che ha vinto le elezioni? È il partito o la coalizione di partiti che raggiunge la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Ok? È chiaro questo concetto? Se non c'è nessuno che raggiunge la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento, nessuno ha vinto le elezioni. E quindi o si fa una maggioranza, si chiama di grande coalizione, oppure si riva a votare un'altra volta. Normalmente si cerca di evitare di riandare a votare se succede questa cosa, anche perché se si riva a votare nell'arco di poco tempo non è detto che non venga fuori lo stesso risultato elettorale, e quindi tanto vale trovare un accordo diverso. Ma la maggioranza del Parlamento come esprime la propria, diciamo, politica di governo? Attraverso l'espressione di un esecutivo, cioè si, il Presidente della Repubblica incarica una persona di formare il governo, si avviano le consultazioni e poi il Presidente della Repubblica manda il Presidente incaricato in Parlamento a prendere la fiducia alla Camera e al Senato. Se in entrambi i rami del Parlamento il governo ottiene la fiducia, il governo entra nella pienezza dei propri poteri. Quindi, da questo punto di vista, noi abbiamo due concetti: quello che lega il governo e il Parlamento, cioè il rapporto fiduciario, e soprattutto il concetto di maggioranza e opposizione. Avete mai sentito parlare di maggioranza e opposizione? E opposizioni? Avete mai, vi è chiaro questo concetto? Lo conoscete? In maggioranza sono quelli che votano la fiducia al governo, quella è la maggioranza. Le opposizioni sono quelli che non votano la fiducia al governo. Quali sono quelli che sono in maggior numero? La maggioranza, esatto, la maggioranza di governo. La maggioranza può anche venir meno, nel senso che quelli che votano la fiducia al governo possono anche ripensarci. A un certo punto possono togliere la fiducia al governo. Che succede se manca la fiducia al governo? Che cade il governo. Se cade il governo, si va a votare? No, non necessariamente. Si va a votare solo se in Parlamento non ci sono le condizioni per esprimere una maggioranza e fare anche un altro governo. Allora in quel caso il Presidente della Repubblica è costretto a sciogliere le Camere. Uno dei grandi poteri del Presidente della Repubblica è quello di poter sciogliere le Camere. Ma non è che il Presidente della Repubblica scioglie le Camere perché si sveglia la mattina contrariato. Il Presidente scioglie le Camere quando vede che le Camere non sono nella possibilità di poter dare al Paese una maggioranza di governo. Fin qui è tutto chiaro? Abbastanza? Punti oscuri? Domande? Allora, io farei un paio di considerazioni su come si fanno le leggi e poi vi spiego un'altra cosa. Anzi, vi spiego prima un'altra cosa. Oltre a fare le leggi, il sindacato ispettivo. Nel Parlamento, oltre a fare le leggi, si dibatte di tanti temi. Temi importanti, temi nazionali, ditemene uno che vi piace. La disoccupazione, benissimo, ok. La disoccupazione, allora in Parlamento oltre a fare le leggi si fanno anche i dibattiti che possono riguardare vari argomenti, tra cui la disoccupazione. Si fanno anche gli atti di sindacato ispettivo, si chiamano banalmente interrogazioni, sono un po' come quello che fanno i vostri professori a voi, solo che sono un po' diverse. Ciascun parlamentare, ok,
può interrogare il governo su vari temi. La disoccupazione, per esempio. Se noi dovessimo fare un'interrogazione parlamentare sulla disoccupazione e dovessimo scegliere un ministro tra tutti quelli che sono al governo, a chi faremmo la richiesta di interrogazione? Lei dice l'economia. In realtà è il ministro del lavoro. Però non è detto, nel senso che se io l'interrogazione la imposto non tanto sul numero dei disoccupati, quanto sull'incidenza della disoccupazione nel nostro prodotto interno lordo, posso anche farla all'economia. Diciamo, dipende da come la faccio. Però il ministro di riferimento, ho salvato sta cosa dell'economia, ma non era facile. Il ministro di riferimento in realtà è il ministro del lavoro. Che cosa chiederemmo al ministro del lavoro? Facciamo la domanda. Che vogliamo sapere sulla disoccupazione? Va bene. Questa però è più un'informazione. Queste sono informazioni che, volendo, noi sappiamo dall'Istat. Io sarei un po' più aggressivo. Chiederei qualcosa di più. Chiederei al ministro del lavoro non solo quali sono i numeri veri, ok? Gli chiederei anche cosa intende fare il governo per prevenire il fenomeno della disoccupazione, magari giovanile e magari minorile? Oppure, perché voi sapete che la disoccupazione, poi i calcoli statistici sono diversi, no? La disoccupazione giovanile è anche quella sotto i 25 anni, che insomma, e risultano disoccupati o non occupati anche quelli che fanno università. Così come spesso e volte risulta magari disoccupato anche quello che insomma, fa lo spacciatore. La statistica è una scienza strana, nel senso che non è che tu sei un numero, poi magari il caso specifico è singolare. Però io voglio chiedere a questo punto al ministro del lavoro che cosa intenda fare per prevenire la disoccupazione. Quali politiche il ministro del lavoro e il governo insieme, perché il governo è sempre un organo collegiale, quindi ti risponde il ministro del lavoro, ma la risposta del ministro del lavoro non è una risposta che il ministro del lavoro dà per conto suo, dà in nome e per conto di un organo di cui egli fa parte, che è tutto il governo. Noi chiediamo al ministro del lavoro cosa intenda fare per prevenire la disoccupazione. Il ministro del lavoro, per iscritto, se l'interrogazione è a risposta scritta, o verbalmente, o lui o un suo sottosegretario, ci risponderà, magari in aula o in commissione, su che cosa intenda fare il governo per la disoccupazione. E allora il governo verrà a dire che ha fatto il Jobs Act, che ha fatto questo, che ha fatto quell'altro, e dirà che queste politiche funzionano a tal punto che di qui a breve, o di qui a un certo numero di anni, o un certo periodo, secondo il governo, la disoccupazione andrà progressivamente a ridursi. Questo è quello che succede. Nell'interrogazione scritta finisce così. Nell'interrogazione a risposta orale c'è la possibilità da parte di chi interroga di replicare all'interrogazione, cioè di dire se si è soddisfatti o meno della risposta del governo, e in questo caso anche di dirgliene quattro se si è insoddisfatti o ringraziarlo se si è soddisfatti. Il deputato di opposizione mediamente non sarà soddisfatto e dirà al governo che ci vuole tutt'altro rispetto a quello che il governo ha fatto. Il deputato di maggioranza normalmente sarà ben contento di poter dire grazie anche dei risultati positivi che si stanno portando avanti. Questo è più o meno il meccanismo. Questo si chiama sindacato ispettivo, cioè il singolo parlamentare o gruppi di parlamentari possono chiedere al governo l'operato, l'intendimento o la conferma di alcuni fatti magari emersi da fonti giornalistiche al governo su questa o su quell'altra materia. Quindi questo è il sindacato ispettivo. È una cosa in più, ad esempio, rispetto alle leggi. Ok? È una delle cose che in Parlamento si fanno e che non riguardano specificamente le leggi. Aiutano o sono di corollario anche quelle alla redazione e alla scrittura delle leggi, ma non è necessariamente un fare le leggi.
Sulle leggi. Abbiamo qualche curiosità? Vi hanno spiegato i concetti di commissione e aula? Allora, le commissioni sono come delle classi, ok? L'aula è questa cosa qua, ok? L'aula è l'assemblea, dove siamo tutti quanti. Le commissioni sono le classi, ok? Nelle classi ci sono maggioranza e opposizione. La maggioranza numericamente è superiore all'opposizione. Quando si fa una legge, si comincia dalle commissioni. Ci sono sostanzialmente due sedi per fare le commissioni, cioè due metodi per fare le leggi. Uno con la commissione in sede referente, cioè la commissione che lavora e poi porta il lavoro che ha fatto in assemblea, e uno con la sede legislativa. Ci sarebbe anche la redigente, ma non viene mai utilizzata, la risparmio. La sede legislativa significa che la legge la fa solo la commissione, in aula non viene mai. Quindi noi che siamo l'assemblea in questo momento stiamo qui, ma in realtà in un'altra classe stanno facendo una legge di cui noi siamo a conoscenza, ma su cui noi non voteremo mai. La sede referente invece significa che si fa un lavoro preparatorio su un testo o su più testi. Facciamo un esempio, facciamo la legge per il convitto nazionale, ok? La legge che disciplina chi può accedere e chi non può accedere al convitto nazionale, gli stipendi degli insegnanti, l'emolumento del preside, la gestione dei locali e tutto il resto. Si fa una legge che riguarda proprio questa scuola, ok? Allora, quanti di voi ci avrebbero delle idee su come sistemare questa scuola? Nessuno alza la mano, c'è paura del preside. Vabbè, diciamo che ci stanno due o tre proposte di legge diverse, ok? Uno che vorrebbe rifare una scuola solo maschile, una proposta che vuole fare una scuola solo femminile e una proposta che parte dalla scuola così com'è e vorrebbe magari fare in modo che si prendano due o tre palazzi in più su questa strada e ampliare la scuola e ampliare le sezioni. Ovviamente le due proposte, quella della scuola solo maschile e della scuola solo femminile, non sono compatibili tra di loro. Ok? Quindi quelle non le possiamo prendere. Però se c'è qualche cosa che riguarda invece, che so io, i campi di calcio, il funzionamento delle aule, il riscaldamento e tutto il resto, quello lo possiamo prendere. E possiamo fare un testo unificato. Partendo da questo testo unificato, andiamo in commissione e facciamo una discussione generale sulla legge, cioè si discute, ciascuno fa un intervento su come si sta al convitto, come è il convitto, come va, quello che funziona, quello che non funziona, e poi a un certo punto si fissa un termine per presentare degli emendamenti. Che cosa sono gli emendamenti? Sono delle modifiche al testo della legge. Se, per esempio, la legge dice che bisogna comprare due palazzi, nei palazzi qui dietro, per ampliare il convitto, io posso presentare un emendamento dicendo due palazzi sono troppi. Presento un emendamento in cui dico sostituire due con la parola uno, un palazzo. Sostituisco queste parole e quello è un emendamento. In commissione si vota, viene approvato o viene respinto. Se viene approvato, nella legge che arriverà in aula c'è scritto che si dovrà comprare un nuovo palazzo, se viene respinto rimangono due, ok? Finito questo percorso di votazione degli emendamenti, il relatore, perché c'è sempre una persona che è responsabile di questa cosa e rappresenta la maggioranza ed è quello che esprime i pareri, porta in aula la proposta. Questa proposta arriva qui in assemblea dove tutti possono parlare, la si discute tutti, la si vota e alla fine la si trasferisce, così come è venuto fuori il testo, all'altro ramo del Parlamento. Se l'altro ramo del Parlamento la vota uguale uguale come viene approvata in questa sede, quella proposta diventa una legge dello Stato. Se invece viene modificata, perché che ne so, diciamo che noi siamo qui alla Camera, perché siamo più giovani, al Senato
invece ci cambiano la legge e ci riducono da due palazzi a uno, ce la rimandano. Se noi la approviamo con un palazzo, diventa legge. Ok? Questo è il meccanismo con cui si fanno le leggi, per sommi capi, a grandi linee. Però questo per capire che ci sono degli esami molto accurati e delle votazioni che riguardano specificamente i singoli aspetti, anche di dettaglio, di ciascuna legge. Per cui in Parlamento coloro che seguono le leggi devono studiarle, sapere che cosa c'è scritto, sapere quali sono le varie ipotesi, cioè conoscere gli emendamenti e avere su ciascuno di questi un'opinione al riguardo. Adesso io vi chiedo se ci sono domande su questa cosa della formazione delle leggi, se siete curiosi di sapere qualcosa sul Parlamento, qualcosa che avete seguito. Quanti di voi hanno acquisito attraverso internet qualche notizia sul Parlamento? 3, 4. Per esempio, che cosa? Avete mai sentito parlare della fiducia? Che cos'è che vi è sembrato? Che cos'è che ha attirato la vostra attenzione quando avete sentito parlare del Parlamento? Avete mai visto quando si sono menati? Oh, vedi che qualcosa c'è. Allora partiamo. Anche cose che mi hanno incuriosito. Per esempio, che succede se un parlamentare mena un altro parlamentare? O semplicemente magari lo insulta? Forse, anche, non è detto. Però viene espulso, ok? Il presidente di turno, quando succede quello che dal punto di vista del regolamento, quello che il regolamento chiama il tumulto, prende e butta fuori il parlamentare che provoca il tumulto. Lo richiama per due volte. Se alla seconda, al secondo richiamo questo parlamentare non si attiene alla questione o non cessa il suo comportamento che disturba i lavori dell'aula o che magari offende un collega, il presidente della Camera lo butta fuori. Lo può buttare fuori anche se non l'ha richiamato prima, se il comportamento è particolarmente grave. Però diciamo che normalmente lo richiama una volta, lo richiama due volte e lo butta fuori. Domanda, vieni. Non è detto. Allora, questo dipende dalla gravità del fatto, ok? Se io butto fuori un deputato e la cosa non è particolarmente grave, la seduta va avanti, diciamo che mediamente quando si butta fuori un deputato la cosa è abbastanza grave, se no normalmente gli si dice, come succede da voi in classe, no? Uno chiacchiera, fa un po' di casino, il professore ti richiama, tu ti rimetti a posto e finisce lì. Se il professore ti butta fuori è evidente che poi un minimo di seguito c'è. Quando è che c'è il seguito? Prego. Allora, normalmente diciamo che i parlamentari a vita... Ah no, è carina come domanda. Allora, diciamo che i parlamentari a vita di solito, intanto hanno una certa età, e di solito sono persone... Vabbè, ma non serve ovviare da schiaffi, Porella, ha fatto una domanda anche intelligente. Allora, se un parlamentare a vita viene richiamato... Allora, partiamo dal presupposto che di solito sono persone piuttosto miti, diciamo, è difficile che un grande letterato, un grande artista si metta lì a fare insulti o a fare botte con un collega, no? È anche difficile di solito che al Senato succedano particolari pasticci, molto più frequente alla Camera, lo scontro, il tumulto, la cosa. Però se succede però che uno venga buttato fuori, ma per quella seduta, non è che quello è parlamentare a vita e ci rimane a vita. È solo per quella seduta che viene espulso, così come quando voi fate qualcosa che non va in classe, non è che venite sospesi a vita e cacciati da tutte le scuole del regno, venite sospesi o venite cacciati fuori per quell'ora di lezione, poi l'ora dopo rientrate, giusto? Ok. Però nel caso in cui ci sia un comportamento particolarmente grave, a quel punto scatta la sospensione. Cioè si riunisce l'ufficio di presidenza della Camera o del Senato, al Senato si chiama Consiglio di Presidenza, e il preside, cioè il presidente della Camera e il presidente del Senato, propone
una sanzione, spesso su una base istruttoria fatta dai deputati o dai senatori questori, propone una sanzione di un numero X di giorni, che va da 2 a 15 in relazione alla gravità del fatto. Se picchi un collega ti daranno sicuramente il massimo della sanzione, cioè 15 giorni. Se invece ti comporti male, nel senso che esponi qualche oggetto, qualche cartello, qualche cosa, disturbi l'andamento della seduta e lo fai a tal punto da far arrabbiare il presidente che ti butta fuori, magari ti danno 2, 3, 4 o 5 giorni. Questo a seconda. Però diciamo è una piccola pena, così come in fondo sono i giorni di sospensione a scuola. Però ecco, poi non c'è il voto di condotta. È una cosa che forse si potrebbe inserire. Prego. Commette un reato al di fuori della sede del Senato, credibilmente se viene, diciamo, visto dalle forze dell'ordine mentre lo commette, viene arrestato. Poi dipende, diciamo così, dipende dal reato. Poi sai, ci sono reati e reati. Il reato che può essere, che ne so, la diffamazione a mezzo stampa, la commette. Magari è un senatore a vita, un giornalista. Diciamo, mediamente i senatori a vita intanto sono pochissimi, e poi sono delle figure di tale profilo che difficilmente si trovano invischiati in situazioni giudiziarie complicate. Può succedere, perché può succedere a chiunque, può succedere, uno fa un incidente stradale, è un reato, è un delitto colposo, poi oggi ci sarà pure l'omicidio stradale, quindi a tutti può succedere di commettere un reato, però c'è una giustizia che fa il suo corso. Certo, se beccano un senatore a vita che svaligia una banca, lo arrestano. Mi pare poco credibile, però in linea puramente teorica diciamo che può succedere. Ho visto che vi è piaciuta molto sta cosa dei senatori a vita. Non è che qualcuno ambisce. Prego. Allora, se lo condannano all'ergastolo, diciamo che dovrebbe teoricamente perdere tutti i suoi diritti, diciamo, di rappresentanza. Non so se è prevista la decadenza. Teoricamente sì, secondo le ultime norme sì. Però, ecco, stiamo parlando di reati come, non so, l'omicidio, reati di terrorismo, insomma, strage, ecco, mediamente... Difficile che un senatore a vita commetta questo, però ho capito che vi sono piaciuti parecchio i senatori a vita. Prego. No, 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 non è così. No, perché non si può far decadere una persona eletta se commette un reato penale. Il reato penale deve essere sopra, con una condanna sopra una certa entità. Allora in quel caso si dovrebbe perdere, diciamo, l'eleggibilità. Poi c'è tutto un dibattito sul fatto che questa cosa possa o meno essere retroattiva, ci sono stati casi in cui è stata fatta valere, però insomma non è di per sé il reato penale, è l'entità del reato penale. Poi questa è una materia un po' complicata, diciamo, anche dal punto di vista dei profili giuridici, quindi è una materia che in realtà necessita di un approfondimento piuttosto importante, non è una cosa che si liquida in 2 secondi di risposta. Però diciamo mediamente la possibilità di incorrere in un reato penale c'è da parte di tutti, proprio perché il reato penale è un reato più grave del reato amministrativo, però è un reato che fa parte della quotidianità. Un amministratore, un deputato che fa anche l'amministratore e firma una carta con superficialità, magari si prende abuso d'ufficio. Abuso d'ufficio è un reato che può andare da 1 a, se non sbaglio, 4 anni. Se ti danno un anno non decadi da deputato. Tra l'altro ci sarebbe da domandarsi, se tu compi un reato facendo una funzione diversa da quella di deputato, perché decadi da deputato? Se tu fai a botte col tuo vicino di casa perché dà fastidio a tua sorella, perché devi decadere da deputato? Non si capisce. Però insomma, ecco, si presume che mediamente un deputato eviti di andare in giro a fare a botte ad ogni incrocio di semaforo. Però ecco, stanno varie cose. Oh, qualcosa sul funzionamento delle leggi? Un attimino, scusi onorevole. Allora, se qualcuno deve fare la domanda, alzi la mano e portiamo il microfono, così tutti sentono.
Eh? Ok? È spento, mi sa. Ragazzi, vi aiuto e vi conduco dove vi vuole portare l'onorevole. Io li porterei a pranzo tutti anche. Là, quindi non so se. Perché però c'è ancora, bisogna guadagnarselo il pranzo, quindi sentiamo. In realtà è un ottimo monologo, però vi ha dato degli input che non avete saputo recepire, e l'onorevole prima poneva l'attenzione sul ruolo della maggioranza e della minoranza all'interno del Parlamento e sulla loro valenza nella delibera delle leggi. Qualcuno di loro con noi insegnanti aveva posto il problema del ruolo dell'astensionismo durante le votazioni parlamentari, quindi se c'è quel ragazzo a cui era venuto il dubbio prenda la parola, perché allora ho letto che i due rami del Parlamento sono liberi di valutare il ruolo dell'astensionismo durante le votazioni dell'astensionismo sono quelli che non vanno a votare, dell'astensione. Così facendo non si creano disparità di procedura tra i due rami o addirittura all'interno di una stessa Camera durante le votazioni? Allora, ok, la domanda è intelligente. Allora, all'interno della stessa Camera no, ti sei anche guadagnato un consenso importante. Allora, all'interno della stessa Camera no, però tra la Camera e il Senato sono procedure differenti, è vero. Al Senato l'astensione ai fini pratici è come se valesse voto contrario, quindi diciamo concorre ad abbassare, alla Camera no, e quindi da questo punto di concorre ad alzare il numero dei sì necessari per approvare un provvedimento. Quindi in realtà non è un sistema bicamerale perfetto, è imperfetto. In realtà dal punto di vista procedurale è un sistema bicamerale con delle differenze sostanziali, ci sono delle differenze sostanziali, diciamo le funzioni sono le stesse ma le procedure sono differenti e anche alcuni incarichi, abbiamo visto per esempio prima i presidenti di Camera e Senato hanno dei ruoli differenti, il presidente del Senato è il vicepresidente della Repubblica di fatto, il presidente della Camera non lo è, il presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune, il presidente del Senato no. Al Senato l'astensione è voto contrario, alla Camera no. L'ufficio di presidenza si chiama la Camera, al Senato si chiama Consiglio di Presidenza. Alla Camera c'è la Giunta delle elezioni e la Giunta delle autorizzazioni, al Senato c'è un solo organo di tutto questo. Alla Camera un deputato può far parte di una sola commissione permanente, al Senato può far parte di più commissioni permanenti. E così via, ci sono diverse differenze, oltre che la differenza più importante che è quella di grandezza e di elettorato attivo e passivo. Ve li ricordate l'elettorato attivo e passivo? Alla Camera l'elettorato attivo è? E passivo è? Al Senato l'elettorato attivo è? 25. E passivo è? E chi vuol fare il Presidente della Repubblica quanti è? Sanno tutto, sono bravissimi, e fatevelo un applauso. Altre domande? Se ci sono domande particolari che hanno spinto la vostra curiosità, eccetera, eccetera, anche perché l'onorevole è, diciamo così, autore di un libro che è una guida ai misteri dell'aula, quindi in realtà qualche chicca ci potrebbe essere. Buongiorno, io volevo chiederle chi sono i franchi tiratori? È carina questa. Sei pronta per candidarti quasi, qui il consenso alle stelle. Allora, i franchi tiratori chi sono? Sono quelli che durante le votazioni col voto segreto, anziché votare come il gruppo parlamentare di appartenenza gli chiede di fare, votano in un'altra maniera, ok? E quindi il risultato che ci si aspetta spesso viene meno grazie ai franchi tiratori. I franchi tiratori non sono delle persone vere e proprie, cioè ciascuno di noi può diventare o può fare il franco tiratore quando c'è un voto segreto. Ci sono delle votazioni alla Camera e al Senato che sono protette dalla segretezza,
In particolare, per esempio, quando? Quando si tratta dei voti sulle persone, ok? Quando si tratta di un voto che riguarda una persona, la tutela che l'ordinamento ha deciso di dare a questa persona è quella di poter far esprimere il voto in maniera segreta, perché prevalgono tanti aspetti, e quindi prevale per esempio anche l'aspetto umano, la conoscenza della persona, e quindi il voto è segreto. Oppure se riguarda materie di tipo penale, vi faccio un esempio. Di fronte a un reato brutto, antipatico, no? Spesso e volentieri tra i partiti, tra le forze politiche, c'è la competizione a chi dice questo deve essere condannato con 5 anni di galera. Allora quell'altro dice questo deve essere condannato, ma che con 5? Con 10 anni di galera. Ma che con 10 anni di galera? Si alzerà un terzo e dirà questo con 15 anni di galera. Fino all'ergastolo, ok? Perché magari è un reato brutto, no? Non faccio esempi per una questione di delicatezza, ma diciamo, pensate a un reato brutto e a quanto può essere grave, e pensate a quanto tante forze politiche possono fare la gara a dire che è talmente brutto che va condannato con un anno, due anni in più di quello prima. In questo caso, molti sono i reati brutti, no? Prendete un reato sull'ambiente, che ne so, uno inquina una falda. Inquina una falda, sono persone che muoiono, perché chiaramente, oppure che ne so, qualsiasi reato penale. L'ordinamento protegge anche questo genere di escalation con il voto segreto, lasciando al singolo deputato una libertà di coscienza, per cui in realtà è vero che è un fatto grave, ma se tutti i reati che vengono socialmente considerati gravi o al momento dell'attualità vengono solo sulla breccia dell'onda per un fatto particolare di grave di cronaca, tu li consideri da ergastolo, tu sposti tutte le pene alla pena massima. E allora qual è la protezione? Quella di poter esprimere un voto segreto, per esempio. Oppure diciamo materie costituzionalmente rilevanti. Ecco, per esempio, una materia su cui si esprime il voto segreto è la materia elettorale. La materia elettorale è una materia che trasforma i voti in seggi. Perché ci sono delle tutele, delle cautele nella nostra Costituzione? Perché, per esempio, voi pensate che noi, se ci fosse una specie di dittatore in questo paese, no? Che volesse obbligare il Parlamento a fare una legge in un certo modo, il voto segreto permette ai parlamentari di poter votare liberamente senza per questo essere presi di mira, senza che si sappia chi ha votato contro, ok? Quello è il voto segreto sulle leggi. Poi i voti segreti, abbiamo detto, riguardano le persone. Quindi, ad esempio, l'elezione del Presidente della Repubblica. Nella scorsa elezione del Presidente della Repubblica ci sono stati, o forse in due precedenti, ci sono stati franchi tiratori. La maggioranza aveva un candidato, all'interno del partito di maggioranza più di 100 deputati e senatori, o grandi elettori, abbiamo detto che ci sono anche i rappresentanti delle regioni, hanno svolto il ruolo di franchi tiratori, cioè non hanno votato per quello che il partito gli aveva chiesto di votare. Morale della favola, quel candidato è stato bruciato perché non è passato e si è cambiato candidato. Ok? Questo è il ruolo dei franchi tiratori. Onorevole, avrei una domanda. Prego, anche senza onorevole. Ok. Alle elezioni del Presidente della Repubblica abbiamo sentito parlare delle insalatiere, che sono un particolare tipo di urna, e poi dei catafalchi, che sono delle cabine. Ci potrebbe dare una spiegazione in merito all'origine di questi nomi e all'utilità? Allora, le insalatiere si chiamano insalatiere perché sono apparentemente delle insalatiere, nel senso che sono delle insalatiere di metallo, di legno, contenitori. Dei contenitori, ma fatti proprio come fossero un'insalatiera, che poi si coprono, dentro i quali si mettono le schede. Si scrive il nome
Mattarella, per esempio, il nome del Presidente della Repubblica, tu chiudi la scheda e la metti nell'insalatiera. Dov'è che però tu scrivi il nome del Presidente della Repubblica? Lo scrivi in una specie di cabina, che è il catafalco. La cabina, il catafalco, viene presa e montata su quelli che normalmente sono i banchi dove siede il governo. Allora, il catafalco è una cosa mobile. Quindi normalmente non c'è il catafalco in aula, il catafalco viene messo quando ci sono votazioni per schede, ad esempio nell'elezione del Presidente della Repubblica, oppure ad esempio nell'elezione dei presidenti della Corte Costituzionale, dei componenti della Corte Costituzionale o del CSM, per esempio nel Parlamento in seduta comune, o nell'elezione del Presidente della Camera, o nei componenti dell'Ufficio di Presidenza, o nei componenti dell'Ufficio di Presidenza supplenti. Cioè il catafalco è un affare di legno, una specie di cabina di legno che si monta su questi banchi e serve con due tendine, uno entra, tu passi, diciamo, c'è il banco, il commesso ti dà la scheda, entri nel catafalco, chiudi la tendina, scrivi il nome, apri la tendina, esci e metti dentro all'insalatiera il tuo voto. Ok? C'è un'altra cosa che è molto particolare, che è un sacchetto di palline, tipo delle noci, si chiamano, in gergo si chiamano ghiande, sono 630 ghiande, su ciascuna di queste c'è scritto un cognome di un deputato. A volte, quando si vota la fiducia al governo, cioè a volte, quando si vota la fiducia al governo, il presidente della Camera, o il presidente di turno, estrae da questa, da questo sacchetto la ghianda, con su scritto il nome di un deputato, da questo deputato inizia la chiama in ordine alfabetico. Tante cose anche un po' particolari, diciamo così. Quindi mo sapete che è il catafalco. Altro? Prego, microfono. Buongiorno, le volevo chiedere cos'è il sistema della navetta. Ok, il sistema della navetta è, da non confondere con la navicella, che invece è il libretto con tutte le fotografie e i curriculum e i curricula dei deputati, la navetta è il meccanismo per cui una legge può passare da una Camera all'altra e se viene approvata, si dice in copia conforme, cioè se viene approvata, abbiamo detto, no, prima, abbiamo fatto l'esempio della legge sul convitto, giusto? Abbiamo detto che c'era il problema di quanti palazzi acquistare. Se la legge che passa da questa assemblea, che prevede due palazzi, va al Senato e il Senato la approva, uguale, c'è stato un solo passaggio. Altrimenti, se il Senato non la approva così com'è, ma ci mette una virgola in più o decide che anziché due palazzi ne servono tre o uno, riparte la navetta e riporta la legge qui e quindi andiamo a fare noi una terza lettura. Quindi è il passaggio tra una lettura e l'altra. Questo è gergo parlamentare, non lo userete mai nella vita, però ecco, può succedere che di fronte ad argomenti del genere voi sappiate queste cose e altri no, e fa un po' la differenza perché potete darvi così delle arie. Altre curiosità? Eccoci. Intanto buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda che riguardava un po' più noi studenti e volevo chiederle quali sono le iniziative legislative ora in discussione che ci riguardano più direttamente. Allora, credo in questo momento specifico nessuna, nel senso che è stato fatto il provvedimento che veniva chiamato la buona scuola e che è diventato legge. Adesso specificamente sugli studenti non c'è nulla, ma c'è in questa fase che si chiama sessione di bilancio la legge di stabilità. Nella legge di stabilità si definiscono, la legge di bilancio e legge di stabilità si definiscono le entrate e le uscite e quindi è la legge più importante dello Stato perché riguarda tutti i settori, tra cui
il comparto pubblico e in particolare il comparto dell'istruzione. Funziona più o meno così. Da un lato ci sono le entrate, che sono normalmente tasse e tributi, ok? 1, 2, 3, 4. Dall'altro ci sono le uscite. Quasi sempre le uscite sono più delle entrate, ok? Nel senso che ci stanno tante voci che ciascuno vuole siano incrementate nelle uscite. Per esempio, tu hai fatto una domanda sulla che cosa discutete in questo momento per gli studenti. Allora, i responsabili del Dicastero della scuola, del Ministero della scuola, ma tutto il personale della scuola, ad esempio, ha interesse a chiedere più soldi per la scuola, ok? Allo stesso tempo, ferme restando che queste sono sempre le entrate, la legge di stabilità è per l'anno successivo, quindi stiamo parlando di quello che regola le entrate e le uscite nell'anno 2016. 2015 è già regolato da quella che si è fatta l'anno scorso. Ciascuno chiederà più soldi, più interesse, più o norme diverse. Di solito adesso non si fa più la parte ordinamentale, si mettono solo le poste nella legge di stabilità per il proprio settore. Se io prendo tutti questi soldi, anziché destinarli a tutte queste voci, li destino solo alla scuola, io faccio la felicità della scuola, ok? I professori guadagnano il doppio, il triplo, ci sono soldi per tutti, carta igienica, rotoli, Scottex, a rotta di collo. Però, poi io che governo, che gli racconto a quello della sanità che fino a ieri mi ha dormito sullo zerbino perché voleva soldi per gli ospedali, per le lenzuola, per i posti letto, per i farmaci, per la prima assistenza, per i pronti soccorsi? Oppure che gli racconto a quello delle infrastrutture che mi spiega che se non si fanno le autostrade e non si mettono le regioni, i posti turistici nelle condizioni di essere raggiunti facilmente, io perdo un sacco di soldi sul turismo perché il turista tedesco anziché venire nelle Marche va in Croazia. E quindi tutti quelli che lavorano nel turismo delle Marche si girano i pollici mentre quelli della Croazia fanno affari d'oro. Oppure, che gli dico a quello dell'ambiente che mi fa presente che c'è un territorio come quello della Campania pieno di immondizia e di liquami, zozzerie varie che va bonificato e che ci servono un sacco di soldi per rimetterlo a posto perché altrimenti lì gli agricoltori chiudono, i campi non so più, non danno più frutti o danno frutti marci e le persone si avvelenano con l'acqua delle falde che bevono perché le falde sono inquinate? Allora, questo è un po' quello che succede quando si governa. Si hanno delle entrate, poche, cioè dei soldi a disposizione, e tante cose che si debbono o si possono fare. Però, e lì è la scelta che fa la differenza tra un partito e un altro, tra la coalizione e un'altra, le priorità. Ok? Tra destra e sinistra, per esempio, mediamente le priorità sono quasi sempre diverse. La sinistra, per esempio, sceglie quasi sempre priorità di carattere sociale. Ok? La destra sceglie priorità di carattere economico. La destra, nei paesi, diciamo, anche europei, nella grande divisione tra famiglia popolare e famiglia socialista, la famiglia popolare è più attenta, diciamo, all'aspetto economico fiscale, la famiglia socialista è più attenta all'aspetto sociale. Oppure, classico esempio di due priorità, centrodestra e centrosinistra, il centrosinistra magari è più, che ne so, per l'accoglienza ai rifugiati, il centrodestra porrà di più l'attenzione sul tema della sicurezza. Allora, ci stanno varie priorità. Chi sta al governo
o centrodestra o centrosinistra o sopra o sotto, chiamiamo A, B, C, non entriamo nel merito, deve sempre decidere tra queste priorità, sapendo che qualsiasi cosa tu scelga c'è sempre qualcuno scontento, ok? E chi è che ratifica queste priorità? Il Parlamento. Cioè il governo, per esempio sulla stabilità, il governo la scrive la legge di stabilità, la presenta al Parlamento, la inoltra anche agli organi dell'Unione Europea, perché deve esserci un equilibrio di finanza tale per cui non si può fare una legge dove le entrate superino, siano il doppio delle, le uscite siano il doppio delle entrate. Non si può fare manco una legge in cui le entrate siano il doppio delle uscite, che significherebbe che ci massacrerebbero tutti di tasse. Però il Parlamento poi la può modificare e normalmente la modifica, sempre d'accordo col governo. Perché? Perché il governo ha la responsabilità dei conti. Quindi il governo è il soggetto preposto, insieme alla ragioneria dello Stato, la cosa è complicata, però diciamo il governo è quello che ha in mano i cordoni della spesa. Quindi il governo sa se si possono o non si possono spendere certe cifre su certe poste. Questa in fondo è in sintesi la legge di stabilità, la legge che stabilisce le poste di spesa per un argomento o per un altro, per un settore o per un altro. In questo momento la legge di stabilità ovviamente riguarda anche la scuola, ma non è una norma che riguarda, che ne so, l'obbligo scolastico o il tipo di licei o la durata dei licei rispetto alle scuole medie e superiori. È una cosa di carattere economico, però non è meno importante. Credo altro? Credo che ci fosse una domanda sulla legge di stabilità, se non sbaglio. Beh, oddio, cioè, io la considererei esaurita a questo punto. No? Altre domande? Io, onorevole. Allora, facciamo le ultime tre. Uno, due e tre. Tu hai fatto già due domande, quindi tu c'hai un bonus poi. Prego. Le volevo chiedere quali sono gli impegni connessi alla funzione di uno dei vicepresidenti della Camera. Sono sovrapponibili l'uno con l'altro o c'è divisione di funzioni? Quale di queste funzioni considera più onerosa? Ok, allora facciamo così, così poi facciamo una risposta breve per tutte e tre. Facciamo le altre due domande e così chiudiamo. La mia è un po' più corta. Allora, la prima assemblea della nuova legislatura è come un primo giorno di scuola. Quindi come vengono assegnati i posti negli scranni dei singoli parlamentari all'interno della sezione destinata al proprio schieramento? Ok. C'è uno qua. Quali sono i requisiti per essere eletti vicepresidente? Chi elegge i vicepresidenti? Le quattro cariche sono riconosciute in base alla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni per garantire la rappresentanza? Allora, cominciamo con i due vicepresidenti, le cariche sono simili, no? Tu dei vicepresidenti mi chiedi? Allora, i vicepresidenti della Camera, così come del Senato, sono quattro. Di solito due vanno alla maggioranza e due all'opposizione, o tre alla maggioranza e uno all'opposizione. Quindi c'è questa proporzione in base ai voti che si prendono. Si prendono con delle preferenze, cioè la prima seduta... Il Parlamento si insedia e tu mi hai chiesto, i posti della prima seduta sono liberi, ok? Ognuno si siede dove gli pare. Ci siamo? I posti della prima seduta. I posti della prima seduta sono liberi, ok? Ognuno si siede dove vuole. Dopo, quando si costituiscono i gruppi parlamentari, ognuno si siede vicino ai colleghi del suo gruppo. Dopo ancora, quando i gruppi decidono come distribuire i posti all'interno del gruppo, il gruppo ti comunica alla Camera qual è il tuo posto a sedere, ok? Nella prima seduta, in cui ognuno si siede dove vuole, ma mediamente già chi c'è stato un po' prima in Parlamento sa che ci si mette la destra, come vi ho detto, a destra, la sinistra a sinistra e gli altri un po' in mezzo sparsi, si elegge il Presidente della Camera e poi si eleggono i quattro vicepresidenti. I quattro vicepresidenti si eleggono con una scheda in cui si possono esprimere due nomi. Ok?
Quindi si vota e quelli che prendono più preferenze vengono eletti. E quelle a scrutinio segreto col catafalco? Coi catafalchi a scrutinio segreto e con lo spoglio segreto. Mentre il presidente e lo spoglio è palese, il presidente della Camera si legge come col presidente della Repubblica, si legge in aula, lo spoglio dei vicepresidenti è a scrutinio segreto. Io ho preso 274 preferenze su 630, ok? Però io sono stato eletto non nella seconda seduta della Camera, ma io sono stato eletto dopo, perché il vicepresidente che è stato eletto e di cui io sono stato il successore, essendo stato nominato ministro, si è dimesso da vicepresidente della Camera e qualche tempo dopo sono stato eletto io con le preferenze segrete. Quindi il mio gruppo aveva circa 80 deputati, io ho preso 274 preferenze, quindi ho preso molti più voti di quelli del mio gruppo. Però avrei potuto non essere anche io a essere eletto, diciamo, chiunque si può candidare vince quello che prende più voti. Io nella mia tornata sono stato quello che ha preso più voti, perché sono stati candidati anche altri che hanno preso, uno ha preso 100, uno ha preso 12, 13, quindi insomma è stata una competizione così. Ne abbiamo ancora? C'era la ragazza, mi sa, che chiedeva le funzioni dei vicepresidenti, quindi... Ah, le funzioni dei vicepresidenti. Allora, le funzioni dei vicepresidenti, tanto presiedere l'aula, quindi ogni vicepresidente è abbinato con un altro collega a due e ciascuna settimana, questa è una cosa organizzativa, non è codificata, però di fatto funziona così, ciascuna settimana la si fa in due vicepresidenti, uno fa la mattina, uno fa il pomeriggio, magari ci si mette d'accordo in base ai turni, poi anche in base agli impegni istituzionali. Io per esempio questa settimana non sono di turno, sarò di turno la prossima settimana e quindi questa settimana ho la possibilità per esempio stamattina di venire qui perché non sono di turno. Fosse stata la settimana di presidenza, io avessi avuto il turno la mattina, una mattina così non potevo venire a fare la cosa alla scuola. Allora, ci sono altre funzioni che i vicepresidenti fanno, ma sono tutte funzioni che, ne so, possono presiedere dei comitati che si occupano, che ne so, della sicurezza o del personale dentro la Camera, e quindi sono funzioni, diciamo, di gestione amministrativa. E poi ci sono delle cose di rappresentanza, ad esempio voi sapete che, forse non lo sapete, il 12, cioè giovedì, è la giornata della memoria dei nostri caduti, delle nostre vittime militari e civili. In quell'occasione verrà depositata una corona di fiori all'altare della patria dal capo dello Stato e ci sarà una messa in ricordo dei caduti di Nassiriya, nel caso specifico, perché quella è la data dei caduti di Nassiriya, e delle altre vittime civili. La presidenza della Camera, poiché la presidente Boldrini ha già un impegno istituzionale in quella ricorrenza altrove, mi ha chiesto di rappresentare la Camera in queste cose. Quindi ci sono manifestazioni, cerimonie al Quirinale o altre cerimonie a cui la Camera deve essere rappresentata, che io svolgo insieme agli altri colleghi in nome e per conto della presidente Boldrini. E poi ci sono altre cose che uno non dovrebbe fare di funzione, però io credo che vadano fatte. Una tra queste, ed è una delle cose che faccio più volentieri, è quella di incontrare le scuole, perché spesso e volentieri sul Parlamento ci sono tanti luoghi comuni che vanno sfatati. Siccome i ragazzi, secondo me, sono molto più intelligenti di come li dipingono, secondo me vale la pena spendere del tempo a spiegare ai ragazzi come voi come funziona una cosa importante come il Parlamento, perché altrimenti prevale la demagogia, l'ignoranza e soprattutto non si forma una coscienza consapevole della propria cittadinanza attiva, che poi è alla base della vostra vita quotidiana e lo diventerà ancora di più quando diventerete titolari del diritto di voto e soprattutto titolari di una busta paga e quindi pagatori di tasse, e avrete il diritto e il dovere di sapere come vengono spesi i vostri soldi. Grazie. Vorrei ringraziare l'onorevole Baldelli, e da quello che ho capito è più facile affrontare una platea di ragazzi che non dirigere magari i lavori alla Camera. Perlomeno c'è più passione e anche più divertimento, perché si torna bambini come... Questo è sicuro.
cioè bambini, più, si torna giovani e ricchi di verve come quando si era a scuola. È impegnativa? Adesso voglio fare una foto per vedere quanti si sono addormentati. Tanti. Ragazzi. Devo fare un selfie come Renzi. Una chicca per i ragazzi? Allora, l'onorevole, oltre a essere molto giovane, superato solo dall'altro vicepresidente della Camera, ha però una passione per le arti, per la pittura, per le vignette satiriche e per la recitazione. Credo di sapere che lei si dilettasse nelle imitazioni. Se si può fare? No. Così lasciamo un piacevole ricordo. O perlomeno un nome. Ci proviamo. Io sapevo che andava a finire così. Sono giovani, si devono no, divertire. Perché ci sono poi, poi una personaggi. Certa verve, una certa ci sono dei personaggi che uno magari conosce, ma non so se voi li conoscete. Mi conoscete? Solo uno però, eh? E questo è proprio un premio per voi. Prodi l'avete mai sentito? Lo sanno. Vedi, c'è qualcuno che non lo sa chi è. Sono molto contento di essere venuto a questa scuola. In questa scuola che mi piace tanto, quando ero presidente del consiglio mi garbava così tanto mettere le tasse, e anche sulla scuola le ho messe quante mi sono parse piaciute. Ecco, chi è che chiedeva di Franchi Tiratori? Ah, ma me la racconto, va. Sì, breve, chiedeva dei Franchi Tiratori, non mi ricordo. Allora, Franchi Tiratori. Uno poi, che è stato vittima dei Franchi Tiratori è stato Prodi, doveva fare il Presidente della Repubblica. 101 del PD, del suo schieramento, del suo schieramento, voi a sapere del PD, 101 di quelli che mancavano all'appello tra i voti di quelli che dovevano eleggerlo. E, io non so se voi conoscete la trasmissione La Zanzara. Vabbè, il giorno della cosa di Prodi mi chiamano quei due delinquenti della Zanzara, Cruciani e Parenzo, e mi dicono: senti, c'è dei fare una cortesia, c'è dei fa Prodi che è stato segato da Presidente della Repubblica, dobbiamo fare, sai, Prodi è in Mali. In Mali? Che sta a fare in Mali? Voi sapete dove sta il Mali? Come? Ah, no, non lo sapete dove sta il Mali, lo dico io, non lo sapete. Comunque Prodi era in Mali, insomma mi fanno questa telefonata, io sono stato 5 minuti con la voce di Prodi a fare tutta questa tarantella, solo che loro non avevano detto che ero io, quindi il giorno dopo su tutti i giornali, ah, Prodi fa la cosa, ma in realtà non era lui. Sono stato fregato, sono mancati 100 voti, ma io queste cose dal mio partito me le aspetto perché li conosco bene. Quello che non mi aspettavo è che il mio amico Silvio Berlusconi non mi desse voi da lui una carognata del genere, non me l'aspettavo mica. E andava avanti così, non l'avevano detto. Comunque, ecco, questo è invece Berlusconi. E caro Romano, ti avrei anche votato, se fosse stato per me, ti avrei votato Presidente della Repubblica del Mali. Così rimanevi là e non stavi più qua. Grazie.
Ragazzi, credo che vi sia piaciuta soprattutto quest'ultima parte.